Buonasera, sono felice di presentare al grande pubblico la nuova rappresentazione teatrale San Rocco Pellegrino di Dio, giunta alla sua quinta edizione. Una rappresentazione che ha al suo centro, come filo conduttore, il viaggio verso Santiago, Santiago de Compostela, il viaggio fatto nel Medioevo da chi cristiano aveva il dovere di farlo per poi recarsi a Roma e in Terra Santa. È il viaggio che era nella mente, nel cuore di San Rocco di Montpellier. Un viaggio che lo vide lì, sulle spiagge di Compostela, raccogliere quella conchiglia e portarlo come simbolo indelebile di una religiosità che poi lo vide come santo essere presente ad Acqua Pendente, a Roma e poi a Piacenza e infine a Voghera. Un santo moderno per molti aspetti che ancora oggi ci dà la forza di essere fedeli ad un ideale. L'ideale è quello della povertà, l'ideale è quello della carità e della misericordia. Infatti San Rocco oggi può essere ed è sicuramente un esempio per quello che è una situazione che in qualche modo degenera verso il consumismo, verso il benessere smodato. Invece il suo ideale francescano, infatti lui era un terziario francescano, lo vide e assolutamente dispensare miracoli e disponibilità verso gli ammalati. Siamo nel XIV secolo, un secolo tremendo, 1348, una peste che vide 25 milioni di morti in tutta Europa e San Rocco riuscì con la sua azione, con la sua forza data da Dio a portare avanti un ideale davvero che ancora oggi ricordiamo fortemente. La mia rappresentazione, quella che ho scritto quest'anno, è divisa in due atti. Abbiamo un proemio, 10 scene per il primo atto e una sola scena per il secondo atto. Una scena del secondo atto che si rivolge soprattutto alla miracolistica, perché chiaramente è molto vicina a quello che è il sentire del fedele. E la forza che mi ha spinto ancora una volta a riscrivere, a ripensare la figura di San Rocco è stata la sua diffusione capillare, soprattutto nell'Italia meridionale, presso ogni piccolo borgo, paese o città che si voglia. Camino lungo di Compostela, camino lungo a te ci canto perché me leva. Ho sempre pensato che il cammino si fa con il cuore e poi con le gambe. Me ne resi conto dopo il mio primo arrivo a Santiago. Non avrei scommesso su di me neppure un centesimo. Eppure arrivai a quella felicità. Sapete, è un pezzo importante della mia vita. L'alba, un'alba fredda e bellissima che mi tolse il fiato. Poi la nebbia, rapida e fitta, mi avvolse. Incrociai il cammino del vento con quello delle stelle. Ma tornando indietro nel tempo, immagino una piccola chiesa. Nell'aria ancora lo scalpitio degli zoccoli dei cavalli, dei monaci guerrieri che l'hanno costruita, i templari. Voi camminando con molto tento, perché non posso perder da lento, se che giove. Vicario San Giacove, voi camminando con molto tinto perché non posso. Dentro un uomo che prega, con accanto un fagotto con tutto ciò che possiede. Un uomo in cammino oggi come ieri, per la strada lunga e faticosa che porta a Compostela, dove è re un santo. E la terra conosciuta finisce tra le onde dell'Oceano Atlantico. Cammino lungo a te ci canto.
santo, perché me ne passa vedi il santo e mai la spiedra. Camino lungo di Compostela, camino lungo a te ci canto, perché me leva. Un uomo che prega lungo la via e uno che balla alla fine della sua strada. Che mistero questo cammino di Compostela, che mescola sui suoi sentieri sconforto e speranza, amicizia e solitudine, per regalare alla meta una danza leggera e libera. Arrivai alla fine del viaggio e con il cuore libero dal peso e dalla fatica fui pronto a ricominciare, a ritentare il cammino della vita. Santiago mai la ombra, Abraham mai la pietra, aperare stessa amore, son todos di Compostela. Cercare di capire, cominciamo a camminare anche noi. Insieme al Rocco di Montpellier segniamo un nuovo inizio, leggero come una danza, pieno di nuova luce. Dame e cavalieri, benvenuti. Vi racconteremo di Rocco, umile figlio di Dio. Levate gli occhi a noi e ascoltateci. Correva l'anno 1330, su per giù, quando a Montpellier, in Provenza, stava accadendo un prodigio. Essere liberi, senza possedere nulla, tendendo la mano verso ciò che Dio ci dà, e ci dà tanto. Con la paura, il mondo non avrà mai pace. Voi, gente, conoscete la gioia di cui Gesù vi parla? Vivete la povertà e ubbidite alla vostra coscienza. La vita che Rocco ci offre è un sogno magnifico, ma per viverlo dovete renderlo possibile. Thank you.
come ti chiami? Lo scoprirai in futuro. Oggi sono qui per giocare con te. Vuoi essere mio amico? C'è. Sono tuo amico. Come sono luminosi i tuoi occhi. Riesco a vedere dentro di te. Il tuo cuore è buono e generoso. Farai grandi cose. Cosa? Quando? Rocco, ora prendi questo pane profumato. Lo darai ai poveri e qualcuno lo porterà a te quando sarai solo e ammalato. Tu conosci il mio nome? Conosco tante cose di te. So che di quel pane non ne sprecherai nemmeno una briciola. Lo farai bastare per ognuno. Ora porta il pane a tutti. Sarà medicina per gli infermi. Quando avrai fame, torna qui e te ne darò ancora. Francesco d'Assisi, mia gioia, sii tu il mio protettore e consolatore in tutto ciò che mi accadrà. Tu che mi hai insegnato ad amare il creato, il mandorlo in fiore, le gemme con il loro colore, l'erba e le sue sfumature, la bellezza dei fiori, il coro degli uccelli, il sussurro dell'acqua del torrente. Laudato sì, mi signore. Ascoltatemi, riempirò i vostri occhi di lacrime, nessuno avrà pace, frecce avvelenate colpiranno tutti voi, febbri violente abbatteranno i valorosi e una malattia incurabile colpirà come un fulmine. Il Signore Onnipotente ha detto: l'uomo che ho creato verrà cancellato dalla faccia della terra. Thank you.
velum templici sum est, et omnis terra tremuit. Sanctorum dormientium resurrexerunt corpora, postquam crucifixerunt iudei Dominum nostrum Iesum Christum, tremente terra concussu illico assume usque Deor suum. Correva l'anno del Signore, 1348, quando in tutta Europa pervenne la mortifera pestilenza. I marinai che sbarcarono sembravano portatori di spiriti maligni. Tutte le città vennero contagiate da una terribile pestilenza. Uomini e donne morivano in poco tempo. Abbracciandosi e baciandosi, le persone si infettavano a vicenda. Chi non ebbe contatti con i malati contrasse la pestilenza dai topi che si nascondevano al caldo delle abitazioni. Essa si manifestava con gonfiori che crescevano grandi come un uovo, come una mela. Nessun rimedio della medicina pareva servire. La tribolazione era entrata nel cuore degli uomini, che il fratello abbandonava il fratello, il padre, la madre, il proprio figliuolo. Oh mio Dio, la peste! Il morbo nero sta devastando l'Europa. Figli miei, figli miei. Calmati, donna. Corre notizia che dietro le mura, dove giacciono molti appestati, alcuni di loro sono guariti e sono tornati a casa. Chiediamo aiuto alla Vergine Maria. Dicono che colpa degli ebrei e delle streghe. Ci sono topi e zecche dappertutto. Ad Avignone stanno morendo tutti, si formano sulla pelle pustoli e buboni e viene una gran febbre. Alcuni non arrivano a vedere la sera. Solo la Vergine Maria ci può salvare. Ave Maria, gratia plena, Domino tecum, benedicta tu in mulieribus. Benedicta frutto ventre tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et ora morte nostra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Madre, soffro nel vedere tanti morire per fame e per peste. Ad ogni angolo di strada ci sono uomini e donne, figli di Dio, che chiedono aiuto. Rocco, fin da bambino il tuo cuore esulta per le bellezze del mondo. Sì, madre, voglio essere un vulcano di energia, di silenzio, di calore e dolcezza. Voglio essere la bellezza della terra, di quel seme
che germoglia in silenzio. Ora riesco a vedere chiaro. L'uomo ha uno spirito ed è questo il suo tesoro. Dobbiamo ritrovare la gioia. Non dobbiamo umiliare il prossimo costringendolo a servirci. Madre, voglio essere povero. Cristo era povero. I suoi apostoli erano poveri. Rocco, chi baderà a noi? Madre, tu sei stata la più dolce delle madri, ma adesso mi attende Madonna Povertà. Chiunque abbia lasciato casa, o fratelli o sorelle, o padri o madri, o ricchezze o averi, per seguire il nostro vero Padre, riceverà 100 volte di più nella vita di domani. Nessuna madre vorrebbe che il proprio figlio partisse. Anche gli uccelli in plumi, quando le nascono le piume, hanno bisogno di volare. L'agnello, dopo aver allattato, si nutre dell'erba dei prati. E tu, figlio mio, ora devi cibarti del pane di Dio. Perfetto, va e vendi tutti i tuoi beni e distribuiscili ai poveri e avrai il tesoro nel cielo. Non accumulate tesori sulla terra, ma nel regno dei cieli, perché là dove è il tuo tesoro è anche il tuo cuore. Che hai donato i tuoi beni ai poveri e sei pronto a partire per raggiungere. Hai parlato con il cuore, hai amato le persone del mondo. Padre, voglio recarmi nei luoghi consacrati a Dio. Andrò a Santiago, a Roma e in Terra Santa. Allora ricevi questo bastone come sostegno alla marcia e al lavoro per il cammino del tuo pellegrinaggio, perché tu possa vincere le trappole del nemico e arrivare salvo ai piedi di Santiago. E dopo tutto il viaggio, tornare insieme in allegria e con il conforto di Dio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dio lo ha già trovato nel tuo cuore. Adesso nel mondo porterai il suo amore. In Galizia, con lo sguardo rivolto verso il mare, raccoglierò una conchiglia che porterò sul mio petto. Io, pellegrino di Dio. Molti giovani sono già sulla via di Santiago. Li vedi col bastone, il mantello rosso e ruvido, la bisaccia in pelle e le scarsella per cibarsi. E al bastone portano legata una zucca piena d'acqua per dissetarsi. Quando sarai a Santiago,
ricordati di salutare il mio amico padre Battista, che è devoto al santo di Norcia. Padre, voglio vivere in mezzo alla gente. Porterò la parola di Dio per le strade del mondo. Bravo Rocco, che Dio ti forza di camminare, pregare e fare. Sulla tua strada incontrerai tanti pellegrini che, guidati dal sole e dalle stelle, attraversano i campi di tutto il mondo. Là, a Finisterre, il mare segna la fine del mondo. Quando ritornerò da Santiago, verrò a trovarti e ti porterò notizie di quello che ho visto presso la tomba dell'Apostolo Giacomo. Fermerò solo per pochi mesi, partirò poi per Roma e la Terra Santa. È stato nell'insegnarti che ho realmente appreso mentre tu apprendevi. Signore, io mi metto in cammino, sempre, per raggiungerti e incontrarti. Tutta la mia vita è un grande viaggio per scoprirti, conoscerti e amarti. Troppo perde il tempo chi ben non t'ama, dolce amor Gesù sovra ogni amor. Amor chi t'ama non sta ozioso, tanto li par dolce de te gustar. Coraggiosa donna che vai come me sulla strada dei pellegrini, mi sai dire
come si chiama quel luogo che ci appare con un campanile e un gruppo di case? Anch'io credo di fermarmi lì. È da un giorno che viaggio questa via e dalla Francia prende il nome. Se le mie carte dicono il giusto, si tratta di Acqua Pendente, già in territorio laziale. Orvieto dista poche miglia da questo posto e di questo posto ne è nemico. Io sono Rocco e vengo da Montpellier in Provenza. E tu, donna coraggiosa, come ti chiami e da dove vieni? Il mio nome è Verdiana e vengo da Castel Ferentino, circa 20 miglia da Firenze. E come voi, vengo da Compostela, diretta a Roma. Lo avevo capito dalla conchiglia che tieni legata al petto. A Santiago ho ascoltato la storia di un pastore di nome Pelagio che notò un tumulo sul monte Librador, sul quale c'erano delle luci. Il vescovo Teodomiro, interessato dallo strano fenomeno, scoprì lì una tomba con su scritto: «Qui giace Jacobus, figlio di Zebedeo e Salomè». Il re delle Asturie fece costruire su quel posto una chiesa nella quale dei monaci benedettini presero residenza, Santiago di Compostela. Conoscevo questa storia, come mi avevano già parlato di questa porta maestosa e di una pietra macchiata di sangue che viene dal Santo Sepolcro, qui ad Acqua Pendente. Entriamo. Non mi fermerò per molto, com'è vicina. Non vedo gente per strada, eppure molti sono gli alloggi, tutti con le finestre chiuse. Ho capito quello che è successo. E temo che dovrò lasciarti perché la peste nera ha avvolto ogni cosa. Non ti sarò più compagno di viaggio. Voglio aiutare gli ammalati. Cercherò il luogo che li accoglie. Devi cercare l'ospitale. Io vado. Forse ci rivedremo a Roma. Forse. Troppo perde il tempo chi ben non t'ama. Dolce amor Gesù sopra ogni amor. Buon uomo, cerco l'ospitale per dare conforto a quanti soffrono con Cristo il male del mondo. Sapete indicarmi la strada? Dobbiamo percorrere la via Emilia. Verrò anch'io con voi. Vi farò compagnia. Ma ditemi, come vi chiamate? Mi chiamo Rocco e vengo dalla città di Montpellier, in Provenza. Voglio dedicare la mia vita ai poveri e agli ammalati, sull'esempio di San Francesco d'Assisi. Oh, sono anch'io terziario francescano e vengo da Spello. La nostra opera può servire davvero molto. Nel mentre andiamo, ti voglio raccontare una storia. L'abate di Cluny, in un viaggio per un pellegrinaggio verso Roma, assieme ad un suo giovane compagno, il monaco Giovanni, stavano attraversando le Alpi. Ad un certo punto del loro cammino si affianca un vecchio contadino con sulle spalle un sacco di vivande, con del pane, dell'aglio, delle cipolle, dei porri. L'abate si impietosì e fece salire quel vecchio contadino sul suo cavallo e si mise in spalle quel suo vecchio sacco pieno di vivande. Il monaco non riuscì a sopportare quel fetore e si allontanò dalla compagnia fino a rallentarne il passo. A quel punto l'abate lo richiamò e gli fece notare che ciò che è per quell'uomo cibo primordiale a lui provocava nausea fino a provocarne il vomito. E a quel punto il monaco Giovanni si vergognò così che da quel momento capì che
anche il cibo più povero è grazia di Dio. Benedetto tu, Signore, che fai germogliare le messi. Andiamo, la gente ha bisogno di noi. Giunto a Roma, vi rimase 3 anni e qui curò, fino ad ottenerne la guarigione, un cardinale, non meglio individuato, che comunque andrebbe identificato con Anglico Grimoire, francese, originario di Grisac, fratello di Papa Urbano V, personaggio insigne per virtù religiose, uomo pratico di governo. Nominato cardinale nel 1366 con il titolo di San Pietro in Vincoli, fu proprio lui a presentare Rocco al Papa. Sento il rumore di passi giungere al porticato antico? E vedo un uomo con il bordone,
Chi cercate, pellegrino? Il cardinale Angrigo Primoa? Sento parlare la lingua di mio padre. Vengo dalla città di Grisac. E voi? Sono nato a Montpellier. Ma voi, come state? Malato tra i malati. Roma è infetta. Mi rimetto alla volontà del Signore. Fatevi abbracciare. Vi aiuterò a guarire. Non avete paura che anche voi vi ammaliate? Il Signore ha detto: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Venite, Angelus Domini, ad martires dices, misit me Dominus, solvere in cura. Sono più di 30 giorni che qui. Le mie pillole di propinella non l'hanno aiutata a guarire. Hai provato con altri rimedi? Ho altre erbe che dovrò mettere a colare. Saranno sicuramente rimedio per aiutare vostra figlia. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Voi siete Rocco da Montpellier. Dicono di voi che avete guarito molti ammalati. Vi prego, venite a fare visita alla mia unica figlia, che sta morendo. Voi che partiste in cammino, voi, medico di noi poveri, intercedete, pietà di me, confido nel vostro amore, secondo la vostra grande misericordia. Dove si trova la bambina? Qui a Piacenza, nell'ospedale di Santa Maria di Betlemme, insieme a molti altri. Passeremo da Castell'Arquato, si giunge in poco tempo. Bene, così vuole Dio. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
noi pecchiamo e queste anime innocenti pagano le nostre colpe. Figli prediletti del Signore, voce degli angeli, tesoro della grazia divina, tutto si deve fare per loro. Senza riserve siamo chiamati ad essere un fuoco acceso sulla terra, fonte di luce, di calore, di forza, di speranza. Dobbiamo proteggerle dal freddo, dalla fame, dalle malattie, scaldare i loro cuori perché diventino la speranza del mondo. Signore, solitudine e morte mi sono vicine, come lo furono a te nel Getsemani. Ho amato il prossimo bisognoso più di me stesso. Se mi trovassi su un'alta montagna, vorrei guarire il mondo coi miei sospiri, ma sento il venir meno delle forze umane. Non voglio né vivere né morire. Voglio solo quello che vuole Dio. Tu sei Rocco da Montpellier. Io sono Gottardo, ricco di oro, ma povero di carità. Ma voglio cambiare. Il mio cane mi ha condotto fino a te e finalmente ti ho trovato. Rocco, venderò tutti i miei beni e li donerò ai poveri. Voglio seguire. No, Gottardo, non seguirmi. Va, mettiti in cammino. Lungo la tua strada incontrerai tanta gente che soffre. Segui loro e aiutali. Io resterò qui per pregare il Signore e chiedergli il perdono. Farò come vuoi tu, Ro. Addio. Salute.
Rocco continua a camminare accompagnato dal suo cane, disorientato nel suo cammino verso casa. Da lontano si scorgono le fiamme e si sentono le grida dei soldati. Si alza dalla lunga preghiera e gli va incontro, senza timore. Senza nessun motivo lo arrestano e lo conducono entro le mura al cospetto del governatore. Vedo una città dalle alte mura e mi pare di vedere 5 porte. Chiederò di quale città si tratta e mangeremo un tozzo di pane prima di ripartire. Non siamo ancora arrivati, e non è lontano. Rimettiamoci in cammino, eh? Un tozzo di pane. Adesso chiedo. Vieni. Vieni. Fermati. Straccione, fermati. Straccione. Dove credi di entrare? Sei forse una spia? Chiedevo se in questo luogo fosse possibile rifocillarsi e volevo sapere il nome della città. La città è Voghera e i viandanti straccioni e in cerca di rogna come te vengono arrestati. Costui che conducete a palazzo. Fermatevi! Sentite, il vostro volto mi pare di averlo già visto. Chi siete e da dove venite? Rispondi! Il vostro silenzio vi condannerà a morte. Portatelo nella chiusa del castello. Quando avrà deciso di dirci chi è, lo ricondurrete da me.
sono solo con te, mio Dio. Perdona i miei peccati e proteggi chi confidava in me. Ho camminato ed incontrato te, mio Dio, in ogni ammalato e in ogni luogo ho visto il tuo volto. Ora sono alla fine dei miei giorni. Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meus, Deus meus, ut qui medere. Chiunque mi invocherà contro la peste sarà guarito da questo morbo. Rocco morì 32enne nella notte tra il 15 e il 16 agosto. L'annuncio della sua morte lasciò un intenso dolore che invase l'intera popolazione, unito allo sgomento per aver fatto morire un innocente in carcere. Solo pochi anni dopo, il morbo nero ritornò. Il popolo invocava, implorava l'aiuto del santo di Montpellier. Pietra su pietra, mattone su mattone, le chiese vennero costruite in suo onore. Ogni preghiera divenne una rosa rossa, rossa come il sangue di Cristo, simbolo di carità. Sto contemplando i luoghi della mia vita, la mia Montpellier, dove mi hai partorito e dove ho trascorso la mia fanciullezza nella carità, fonte di ricchezza per l'eternità. Molte sono le vie per raggiungere i cuori. Per te ve n'era una in particolare. La partecipazione al dolore del mondo e la via per l'amore per il Cristo sofferente. Lui era ovunque con me. Il mio fare era il suo. Volevo solo dare soddisfazione al suo volere. I suoi passi mi hanno condotto verso la gente più bisognosa e ammalata. Il tuo amore per loro ha ancora radici forti. Cerchi il tuo popolo, Rocco, eccolo. Ornato di gloria nel cielo potente, conforta la gente che implora pietà, col segno di croce, o santo lodato, da peste e peccato ci liberi ogni or, da peste e peccato ci liberi ogni or. La sera del 23 luglio del 1930 un forte terremoto colpì l'Irpinia. Molti erano ancora sull'Aia a trebbiare, altri nelle loro misere case. Ad un flumerese di ritorno da San Nicola a Baronia,
con un traino tirato da un mulo e da un cavallo, proprio in prossimità del camposanto del suo paese, gli apparve la figura di San Rocco, che lo invitava a fermarsi, perché più avanti un profondo crepaccio poteva inghiottire lui e le sue bestie. Che scurio, Moser. Per cambò a mascia la notte. Che era poco di grana, non mi basta vengere lo cascione. Era mannà qua sotto a terra, per far mangiare chi li figli. Che lo fa tendere Mussolini. Dice che la guerra è una cosa buona. Lì sei matto e non lo abbiamo appreso. Ma che è Mussolini stare a puzzolendo le zuffe? Che sta succedendo? Santo Rocco mio, ma fosse venuto la fine del mondo. Io tengo la creatura la masseria. Ma che sta succedendo? Era voi, Calucana, a bucca, chiagna. Chiagna a bucca. E lo mulo mi tiro storto. Sacci che sorte ci aspetta. Fermati, non andare oltre. Fermati, non avere paura. San Rocco. Ma io sono morto. Come sanno sta ragazza? Ma io sono morto subito. Sei vivo, non andare oltre. Sandro, come? La terra trema e molte anime sono vicine al Signore. Assumpta est Maria in celum, gaudend angeli, odo la musica che gli angeli vorranno suonare per te, mio Dio. Le mie mani e il mio cuore sono per flumeri, che possa prosperare. Flumeri è mia e la proteggerò. Flumeri è mia e la proteggerò. Gloria in excelsis Dei. Buonasera cittadini di Flumeri, buonasera, grazie per la vostra immensa attenzione. Io farei un applauso di vero cuore a tutti, tutti davvero hanno dato il massimo in una maniera splendida, in una cornice di pubblico
veramente straordinario. Io voglio ringraziarli uno ad uno, non me ne volete, perché tutti hanno davvero dato il cuore per una rappresentazione teatrale quest'anno, come avete visto, in parte rinnovata, dove l'argomento, il tema è stato il viaggio come metafora della vita. Un viaggio che è partito in chiave moderna da Santiago de Compostela, avete sentito il canto addirittura in galiziano della bravissima Tatiana, e grazie, per idealmente passare a questo viaggio di questa pellegrina che viene da, al di là del mare, al di là del Mediterraneo. Noi vogliamo bene a chi è pellegrino, perché pellegrino significa straniero ed è nostro dovere accoglierli. Un applauso a quanti soffrono di questa situazione. San Rocco era pellegrino, pellegrino di Dio, questo è il titolo della nostra rappresentazione. Siamo alla quinta edizione, davvero una fatica, raccogliamo i frutti questa sera, dei frutti buoni, saporiti, che sanno e fanno pensare di andare oltre, di posizionarci sempre più su altre situazioni di interesse. Pensate, domani sera siamo a Gesualdo per regalare questo nostro seme che possa diventare ancora di più pianta e fiorire soprattutto nei cuori di chi vuole bene a San Rocco e di chi vuole bene il suo esempio. Cari cittadini, è un esempio di povertà, di carità, di misericordia, un esempio che oggi è assolutamente da imitare, perché un uomo in cammino è un uomo che cerca sicuramente la pace e la gloria di Dio.